Buongiorno e buon pomeriggio. Tra le immagini che la televisione ci ha portato in casa da Rovigo su quella evasione delle quattro terroriste, quella che mi ha colpito di più è stata la breccia nel muro. Non per la vastità della breccia, ma per l'immagine di quelle pietre antiche, corrose, bagnate d'umidità. Pietre che mi parevano più adatte a costituire il muro di un pollaio, di quelli che si buttano giù con una spallata, che la robusta, invalicabile, tra virgolette, cinta d'un carcere. Allora mi è venuta spontanea una riflessione. Quando sarà stato costruito questo muro? 50, 100 anni fa? E quanto pesa il passato nel nostro presente? Noi abbiamo bisogno di cambiamenti, siamo sempre proiettati verso il futuro, verso le riforme. Abbiamo fretta, giustamente, di cambiare le cose che non vanno bene. Ma quando facciamo le riforme sulla carta, che sono sempre stupende, ci dimentichiamo di considerare che poi i tempi del futuro per realizzarle sono sempre più lunghi del previsto. E il passato, con le cose che sono state fatte e che impediscono i cambiamenti, il passato ci tiene con le sue lunghe, forti mani, come diceva Lenin, che di cambiamenti se ne intende. Proprio ieri a Roma, parlando con un amico che da 8 mesi fa il ministro, mi sono sentito dire da lui, cioè, ma se venisse la crisi di governo di cui tanto si parla, da un punto di vista generale mi dispiacerebbe per il paese, ma da un punto di vista personale io sarei contento. Io ho chiesto, ma come mai, perché tu hai fatto bene, perlomeno stai facendo tutto quanto nelle tue possibilità. E lui mi ha detto, dice, sì, ma vedi, in realtà quello che io sto preparando lo realizzeranno quelli che verranno dopo di me, perché i tempi della politica sono lunghissimi, mentre io invece sto compiendo le cose che hanno incominciato coloro che mi hanno preceduti. Ecco, questa è un'osservazione che pochi fanno, il pubblico non ci pensa, il pubblico ritiene che basti cambiare un uomo alla testa di un organismo, di un ministero, e che tutto cambi immediatamente, automaticamente, e invece no. E allora io dico, a che servono eventualmente queste nuove elezioni di cui tanto si parla? Se davvero il cambiamento fosse poderoso, nel bene e nel male, non lo so, fosse un rovesciamento totale, ci fosse un mutamento nella volontà, nella filosofia, nell'atteggiamento e quindi anche negli uomini, beh, allora forse qualche cosa cambierebbe, ripeto, non so se in meglio o in peggio. Ma così, secondo tutte le previsioni, noi andremo a delle elezioni che ci porteranno degli spostamenti del 2, 2,5, 3% dall'uno e dall'altro partito. Ragion per cui ci ritroveremo poi con Tizio al posto di Caio, Caio al posto di Sempronio. E Caio, Tizio e Sempronio che cosa faranno? Realizzeranno quello che stanno facendo, che stanno preparando oggi i ministri attuali, e ne subiranno quindi le conseguenze nel bene o nel male, se questi di oggi stanno facendo bene o se stanno facendo male. E anche questo dunque è ingiusto. Ecco, mi pare che questa idea continua delle elezioni anticipate sia la classica illusione del malato che si rovescia, si rivoltola nel letto e, cambiando fianco, crede di guarire, il che non è. Ma oltretutto, con questa continua idea delle elezioni anticipate, noi rinunciamo a fare con cura, con amore, con pazienza, con tenacia, continuando a lavorare giorno per giorno, quel poco che si potrebbe fare ogni giorno di buono, per esempio cambiando i muri marci. Oltretutto, per fare questa cosa non occorrerebbe nemmeno un ministro, ma basterebbe un capomastro. Buon pomeriggio ancora.